Siamo in partenza con il corteo di Vicenza Ovest per raggiungere Borgo Berga, a Borgo Berga il resto della città. Erano alcune centinaia i manifestanti contro la TAV che nel pomeriggio, partendo dai quartieri ferrovieri e San Pio X, si sono incontrati a Borgo Berga per marciare uniti verso il centro cittadino. Rappresentanti di numerose associazioni, preoccupati per le conseguenze sul territorio e sulla salute dei residenti. Un solo obiettivo, contenuto in un messaggio che è stato recapitato da una delegazione in municipio. Il sindaco dovrebbe anche tutelare la salute dei suoi cittadini, perché ha questo ruolo, dovrebbe praticamente imporre subito la moratoria, cioè chiedere la moratoria insieme a noi. Noi chiediamo, l'obiettivo di questa manifestazione è moratoria subito. Fermare i lavori e a bocce ferme riparliamo e mettiamo giù i dati e vediamo da che parte è la ragione. Il TAV è un'opera concepita 35-40 anni fa, la tecnologia è andata avanti, ci sono altri modi meno impattanti per far passare i treni e per farli passare in maniera efficace, e quindi crediamo sia una follia spendere tutti questi soldi e distruggere una città quando le soluzioni tecnologiche sono alla portata di mano e sono immediatamente utilizzabili. I giovani stanno giocando una grandissima parte perché chiedono agli adulti di interessarsi del loro futuro. Questo è il senso della manifestazione, in sostanza. Ce l'abbiamo contro un progetto che aprirà in due la città, 24 cantieri, 10 anni previsti di lavoro che normalmente in queste situazioni poi diventano magari 12. Un progetto che costa tantissimo alle risorse pubbliche, al bilancio pubblico, quando sta precipitando lo Stato sociale e la sanità. Ecco, questa manifestazione vuole dare un segnale alle istituzioni affinché si cambi investimento. È il segnale della città, dei cittadini che chiedono una moratoria. Vuol dire fermiamoci, fermiamo il progetto e valutiamo quali sono le opzioni, che ci sono e lo sappiamo, che impattano di meno sia a livello ambientale che sulla salute dei cittadini.